Già il Presidente Veroli, citando il dato di oggi e di questa mattina, non a caso la giornata scelta perfetta, grazie, ci dice che il 76% della pubblicità online in questo paese è di fatto di pertinenza esclusiva delle piattaforme digitali. È un dato che aumenta rispetto all'anno precedente, all'interno di un aumento generale del 9% della pubblicità. Ma rispetto a questa contabilità c'è un altro elemento, lo propongo un po' alla riflessione di tutti i nostri ospiti, che riguarda la sovrapposizione di funzioni e figure che fino a non molto tempo fa erano separate, che è appunto quella del cliente, del consumatore, dell'utente, dell'elettore, del cittadino. Noi oggi ci troviamo a parlare degli stessi strumenti, degli stessi linguaggi, degli stessi comportamenti che stanno contrassegnando contemporaneamente tutte queste figure. Inevitabilmente le autorità, per la parte che compete loro, ma le aziende e anche le associazioni si trovano in una situazione in cui i propri limiti e le proprie competenze inevitabilmente subiscono una torsione, perché si sovrappongono motivazioni, obiettivi e rivendicazioni di figure che provengono da altri mondi. Io vi propongo questa prima tesi, cioè in realtà noi non stiamo parlando di monopoli, perché il monopolio, qui ci sono maestri in materia, mi insegnano che è una figura in un mercato in cui si vende in maniera dominante una merce e c'è una figura che concentra questa funzione. In realtà il mercato di cui noi parliamo ha una merce prioritaria di cui tutti gli altri elementi sono strumenti per arrivare a quella merce, che è l'attenzione e la coscienza di ogni singola figura. Il resto, lo scambio di materie, lo scambio di servizi, lo scambio di relazioni, sono pretesti per conquistare e confiscare quella risorsa che è l'attenzione. Allora qui c'è una figura che la dottrina ci propone come monopsonio, che è una figura che monopolizza, se si può dire, l'acquisto di questa merce, per cui le discipline, i regolamenti, le relazioni, le rivendicazioni non possono trascendere ed esorcizzare questo aspetto. Noi stiamo parlando di comportamenti che presuppongono una totalizzante conquista della nostra attenzione da parte di pochi soggetti. Per cui l'elemento che vi propongo, l'esempio più classico è questo, ad esempio io uso uno delle piattaforme più diffuse, Spotify, qui dentro credo che la larga maggioranza lo usa, vedendo l'età, insomma direi di sì, ebbene, e lo propongo sempre. Io la io essendo maggiordomo sono servile e la annovero tra i giovani, pare che mi mettevo a discutere, ma mi faccio condizionare da dati epidemici. Allora, qual è il dato? Spotify ha quella caratteristica di profilare l'utente in una maniera talmente intima da proporci quella compilation talmente pertinente ai nostri gusti che noi la preferiamo a un'eventuale compilation realizzata. Ma dall'aprile scorso Spotify ha un'altra ambizione, che è quella di disegnare la parabola dei nostri gusti nel futuro dei prossimi 5 anni, cioè di predire quale musica
politica, quale sensibilità, quale percezione noi avremo nel divenire della nostra crescita. Ma siccome Spotify, ed è qui la degenerazione del monosogno, siccome Spotify è anche produttore di musica, per cui interferisce in quella parabola ed è in grado su ognuno di noi di proporci in maniera addizionale quella musica che sposta l'evoluzione della nostra parabola, in modo che ognuno di noi possa essere lì dove Spotify ci aspetta fra 5 anni. Ora la domanda è se al posto di Spotify ci fosse ad esempio un partito o un'istituzione o un potere, qualcuno dice che è già venuto. E il fatto che oggi al centro del dibattito delle presidenziali americane ci sia esattamente questo tema ci dice che stiamo parlando inevitabilmente di una questione di strettissima attualità, ma anche di assoluta liquidità, cioè evoluzione e dinamica. Non possiamo procedere con fotografia. Allora, questo è l'altro elemento, così chiudo rapidamente, insomma, che vi propongo, insomma, ne parlavo prima con alcuni ospiti. Questa, insomma, che vedete, molti di voi, sicuramente lei ne sarà uno degli utenti più ossessionati, questa è la prima ideata che si incontra con Netflix. Cioè Netflix, prima di avviare la sua programmazione, ci profila. Quelle che vedete sono delle vere e proprie cartelle cliniche che si crea su ogni singola nostra azione. È quella che qualcuno chiama l'elettrocardiogramma emotivo di un utente, di quella emittente televisiva. La domanda più banale, che la faccio a molti di coloro che sono a questo tavolo: perché io, titolare di quella cartella clinica, sono l'unico che non mi può accedere, ad esempio? Perché il mio comune, la mia associazione, non è in grado di utilizzare la ricchezza di questi dati che si compongono, tra l'altro, in regime di concessione, per cui Netflix non è proprietario delle strutture trasmissive, per cui il regime di concessione confisca, privatizza ed esclude dal mercato una potenza cognitiva che la rende monopolista nella conquista della mia attenzione. Questo è uno dei temi, e non è un caso che poi questi soggetti inevitabilmente rendono i dati qualcosa di evolutivo e cominciano non solo a proporre piattaforme di ricerca o televisive, ma a battere moneta in alcuni casi. Allora il tema è: ma in questo sistema la norma, una legge, un procedimento deliberativo di un'istituzione è ancora in grado di confrontarsi con questo scenario? Cioè, il giaguaro è fotografabile? O forse noi dobbiamo, e lo dico, ripeto, con la leggerezza di chi non è nessuno, per cui può permettersi di sparare le grosse, però dobbiamo, lo dico alle associazioni, ma lo dico anche ai regolatori, immaginare sistemi che adottino parimenti la velocità come linguaggio. Ed è solo un sistema negoziale che permanentemente di contrattazione che può mantenere questa sintonia con la potenza dell'algoritmo. L'ultimo punto, insomma, che vi propongo e che spero qualcuno possa raccogliere, riguarda la potenza della misura. E certo, è vero quel che è certo quel che è misurabile, ci dice Mauro Magatti nel suo ultimo testo, Oltre l'infinito. Cioè, oggi la potenza prescrittiva sul mercato
è conseguenza della capacità e della possibilità di misurare ogni dinamica, ogni fattore, ogni soggetto. E solo chi è in grado di raccogliere e monitorare le nostre azioni può misurare questo soggetto. Io credo che si debba, raccogliendo una vecchia allocuzione di Albert Einstein, partire insomma dal concetto che non sempre le cose che possono essere contate contano, e quasi mai ogni cosa che è contata conta. Cioè noi dobbiamo da questo punto di vista rovesciare questo tavolo per cui il dato è moneta, perché su questo insomma, terreno io credo noi dovremmo inevitabilmente sanciamo una subalternità progressiva assolutamente irreversibile. Allora a questo punto il tema è come i soggetti che sono in questa stanza, che il Presidente Verri dice è la prima volta nella storia economica che imprese, clienti, dipendenti e consumatori stanno dalla stessa parte. Ecco, questo elemento io credo può produrre un salto di qualità nei comportamenti, nei saperi, nella combinazione delle competenze per rendere oggi il mercato meno squilibrato e meno squilibrato. Il dato insomma, che è stato registrato da Alibaba la settimana scorsa è impressionante, 62 secondi, un miliardo, è il dato che inibisce qualsiasi ambizione da parte di qualsiasi regolatore, il tutto da parte di una sede transnazionale. Dove gli metti il sale sulla coda a questo signore? Allora, il punto finale ed è questo, in realtà. Questa roba è negoziabile o no? Perché badate, qui il punto è, se si ipotizza che il sistema numerico ha una autonomia deterministica che attraversa, prevarica e si sovrappone a qualsiasi sistema etico, normativo e valoriale, scusate, noi andiamo avanti a giocare perché si gioca, ma la partita è chiusa, è evidente che la partita è chiusa. Se invece, come grandi matematici, da Alan Turing a Gödel, ci dicono che il numero è comunque fattore relativo in un contesto etico, questo ci dice Gödel, beh, allora io credo che questi sistemi, nella loro apparente neutralità, vadano a ed è quello che sta accadendo. La black box dell'algoritmo è materia negoziale, cioè persino una sentenza del Consiglio di Stato di Roma, del TAR di Roma, e non stiamo parlando di uno degli organismi notoriamente più audaci sulla storia della giurisprudenza europea, che nel marzo del 2016, a domanda su un ricorso di un insegnante per la digitalizzazione dei profili professionali del Ministero della Pubblica Istruzione, recita: qualsiasi ente, soggetto o impresa che esercita pubblico servizio o di tale pubblico servizio incaricato deve rendere pubblico è accessibile il codice sorgente dei dispositivi automatici che avrà. Ora, il dato è come rendere materia viva, applicabile, concreta e utile un principio che riduce la discrezionalità e la potenza. Ecco, io credo che su questi punti la discussione vada fatta. Vado sull'altro, l'ultimo dato vero che vi propongo, che è questo, questo testo che è appena uscito, che è la grande insomma, conversione, che ci spiega soprattutto questo dato. Per la prima volta negli ultimi 10 anni il consumatore americano vive condizioni di fruizione dei servizi peggiori di quello europeo. Paga di più la connessione, paga di più i servizi bancari,
ognuno di noi è figlio, insomma, di una mitologia in cui diceva, ah, beati loro. E questo perché la discrezionalità e l'ingovernabilità del processo determina un imbarbarimento delle relazioni economiche, oltre che un rallentamento dei processi innovativi, come il presidente Berlinguer aveva detto citando la relazione dell'autorità sulla concorrenza. Per cui per la prima volta trasparenza e condivisione coincidono con sicurezza ed efficienza. Anche questo non è mai successo. Per cui, diciamo, lo scenario è complesso, ma la situazione potrebbe essere eccellente, come diceva un antico statista cinese. Ecco, io credo che da questo punto di vista si possa partire animando la discussione.